Nuovo appuntamento con l'informazione sportiva di Caffè 24. Buonasera, gentili telespettatori. Apriamo questo notiziario, il notiziario di quest'oggi, ultimo giorno della settimana calcistica, parlando proprio di Calcio Padova. Un Padova che si prepara alla delicatissima sfida, anzi la sfida verità di domenica sera sul campo del Siena. Allora andiamo a sentire Ney Jelenic, che sarà impegnato sì contro il Siena, ma in quanto convocato per venerdì prossimo con la nazionale slovena, potrebbe scendere in campo per l'ultima volta in questa stagione. Andiamo a sentirlo. Sei stato convocato per probabilmente salti a Avellino, giusto? Quindi domenica potrebbe essere anche la tua ultima partita col Padova? Questo non vi posso dire, no? Non lo so. Speriamo di no, no? Io ho un altro anno di contratto qua, poi in questo momento non sto pensando a questo. Penso solo di far bene queste o una o due partite che rimangono a fine stagione, poi dopo vedremo. Sì, è una partita molto importante, come sappiamo tutti, è fondamentale, no? Non dobbiamo sbagliare. Troveremo una squadra in forma, che ha giocatori importanti, e noi dovevamo dare tutto, no? In campo. Ma tu quanto ci credi alla possibilità di vincere contro Siena, vincere contro Avellino e riuscire ad agguantare i play-out? No, ma io ci credo, perché sabato abbiamo visto una squadra viva, no? Abbiamo vinto, è salita anche un po' di autostima, adesso andiamo a Siena, però sappiamo tutti che è un campo difficile e dobbiamo prepararci al meglio, no? Sì, è vero, quando sono arrivato primo anno qua hanno fatto una squadra per puntare in Serie A, no? O almeno in playoff, poi è andata come è andata. Poi l'anno dopo, l'anno prossimo, abbiamo fatto credo un campionato normale, siamo stati anche in un momento in zona playoff, se non mi sbaglio. Sì. E poi quest'anno non mi aspettavo tutto questo, no? Perché all'inizio, quando vedevo la squadra così in ritiro, non pensavo che va andato così, no? Però in calcio succede anche questo. E come è stato possibile secondo te? No, ma c'è di tutto, abbiamo sbagliato noi, i giocatori, tutti, io credo. Troppi punti lasciati per strada, dico. Domani c'è Novara-Varese, personalmente tu che risultato vorresti vedere? Ma io un pareggio secondo me andava benissimo. E allora, se il Padova si prepara a questa sfida da dentro o fuori contro il Siena, Cittadella ha una grande chance sempre domenica sera in casa contro l'Empoli. Allora facciamo un salto 30 km più a nord di Padova, andiamo con Enea Paglia a scoprire come si stanno preparando i Granata a questa sfida. Dentro o fuori? Domenica sera al Tombolato arriva l'Empoli, che con una vittoria sarebbe in Serie A, ma con una vittoria il Cittadella sarebbe salvo. Bello l'enigma, da giallo di Hitchcock. La buona serie interrotta appena 10 giorni fa con il Palermo ha messo la squadra di Foscarini in posizione privilegiata rispetto alle concorrenti. Si tratta solo di mantenere quel sest'ultimo posto in classifica, che vorrebbe dire salvezza immediata. Ma l'avversario purtroppo non è dei migliori, perché la compagine toscana è tra quelle che nella stagione hanno giocato il calcio più bello e prolifico, ripromettendosi sin dall'inizio di compiere il grande balzo. Si gioca di domenica, inusuale per la B, e in notturna. I precedenti sotto i riflettori non sono incoraggianti, vedi sconfitte con Avellino e Brescia. Altro tabù da superare. Gli ostacoli non mancano, ma i Granata ci hanno abituato alle sorprese positive, che hanno permesso loro di ottenere 6 salvezze consecutive. Questa sarebbe la 7ª nel 41esimo anniversario, con un Tombolato che si annuncia grevintissimo, visto il blasone dell'avversario e il biglietto a 1 euro in tribuna est. C'è da sfruttare lo spareggio fratricida tra Varese e Novara, che potrebbero condannarsi a vicenda, a tal punto che al Città potrebbe anche bastare un pari per festeggiare, visto che negli scontri diretti è in vantaggio con tutti. Dirigerà Rocca di Foggia, ma il quarto uomo, Minelli di Varese, incomprensibile. E allora diamoci dentro, rivogliamo i gol di Milan Djuric e Ciccio Coralli. Ciccio, come quello dell'andata.
E allora, due giornate alla fine della stagione regolare di Serie B, invece la Lega Pro si è già conclusa da un paio di settimane. Ieri sera è stata la serata della grande festa per il Bassano, che quest'anno è riuscito a vincere tutto, dal campionato alla Supercoppa sul Messina proprio domenica scorsa. Patrono Renzo Rosso però si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, pensate un po', nei confronti addirittura del suo allenatore, Pigato. Renzo Rosso, a giugno dell'anno scorso il Bassano sembrava doversi sciogliere, sono passati pochi mesi e questo Bassano ha vinto tutto, ha dominato, ha riportato il bel calcio ai mercanti, insomma c'è stato tutto quest'anno. Sì, hanno fatto tanto questi ragazzi, quindi questi tagli che sono stati fatti hanno portato la grinta, la voglia, la determinazione di fare. Nel passato forse c'era troppa abbondanza, forse magari dato da una società forse troppo per bene, quindi non so, sembrava quasi che la gente veniva qua e che non aveva gli stimoli perché era troppo plagiata nella determinazione. Forse queste motivazioni le hanno portate a fare questo campionato fantastico. Prendiamo lezione e vediamo se riusciamo in qualche modo a ripetere qualcosa di non dico così perché sarà impossibile, però di comunque con queste caratteristiche di metterci in corsa l'anno prossimo. Un gruppo che l'anno prossimo deve essere confermato, visto quanto bene hanno fatto quest'anno. C'è l'enigma dell'allenatore che probabilmente andrà via, no? Ma sai, il mister ha voluto andare via, praticamente ci ha un po' reso matti con la trattativa perché dettava delle condizioni, alla fine siamo arrivati a darle tutte le condizioni che lui aveva chiesto, in realtà la sua testa era già da un'altra parte, per cui un po' anche non ho apprezzato molto questo suo modulo comportamentale. Gli auguro tutto il bene possibile, spero faccia bene dove voglia andare. Penso che sarà difficile per lui comunque trovare una società seria come la nostra e con un campionato così fantastico come quello prossimo che andiamo a vivere con Padova, Vicenza, Venezia, Real Vicenza, sarà fantastico. Chiudiamo parlando di questa serata, il popolo giallorosso, i tifosi sono tornati allo stadio, si sono riavvicinati a questa squadra e per voi anche questo deve essere un merito di soddisfazione. Sì, i tifosi si sono riavvicinati, ma direi che è successo qualcosa di fantastico. Il fatto che abbiamo fatto una convention, abbiamo invitato tutti quanti gli industriali, gli artigiani dell'area e abbiamo avuto tante adesioni, quindi probabilmente avremo 30 nuovi soci che entrano in questo team, in questa società, quindi avremo più partecipazione, quindi non sarà più la società della famiglia Rosso, ma sarà la società della città. E secondo me questo è veramente fantastico, perché il fatto di avere più gente che sente questa società sua porterà più persone, porterà più motivazione, porterà più sponsor, porterà più desiderio, più voglia di fare, quindi da questo lato penso che abbiamo fatto molto bene. Questo era il nostro ultimo servizio per quest'oggi, anche per questa settimana, e vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo, naturalmente con i nostri notiziari alle 19.40 e mezzanotte, alle 20.30 invece tutti in diretta a cena con la B, con Enea Paglia, perché naturalmente si parlerà delle sfide di Padova e Cittadella impegnate domenica contro Siena ed Empoli. Grazie a tutti, buona serata, arrivederci.